qui, mamma mia, però Leonard è davvero un lottatore pazzesco, sta dimostrando di avere delle qualità ineccepibili. Quei leg drop, ma che ha fatto? Cioè, dove è andato? Che elevazione, che elevazione! E c'è un'altra spear, cioè questa è la terza spear. E c'è un'altra spear. Non ho voce, non ho più voce. E qui lo spezza a metà, qui lo spezza incredibile. Cioè il match è finito qui, l'arbitro non chiude il match perché c'è un finito, comunque riesce sempre a dire no, non è, non c'è KO tecnico, lo prende, niente DDT, rush leg sweep, mamma mia ragazzi, chiude il match perché c'è un finito qua, non c'era proprio, cosa fa ancora? Brutto colpo, attenzione, forse l'altra spiare, no, niente da fare. Perde troppo tempo qua, attenzione, Leonard, Sean Finn ne vuole approfittare, alle spalle niente da fare, match comunque molto molto interessante, Ancestor! Da parte di Leonard che deve chiudere, niente da fare, Sean Finn lo allontana con qualche pugno di troppo, vediamo se riesce adesso, Sean Finn lo prende e poi lo va a colpire lì al braccio, alla mano più che al braccio, non è una buona idea secondo me. Leonard qui dal set dal paletto, Leonard, Sean Finn è distrutto, non vede la manovra, infatti Senton è finita qui, deve chiudere il match, ma Sean Finn sa che il super kick potrebbe essere decisivo da entrambe le parti, sia a suo favore sia a favore di dello stesso Leonard. E se qui Sean Finn, airship vinta dallo stesso Sexy Boy, vediamo, troppa distanza forse, e se ancora qui lo prende, infatti running fast slam, è finita, veramente è tutto finito, è la terza spia, mamma mia, fermate il match, dai, che match, l'arbitro però non lo ferma, insomma questo va a favore di Sean Finn che nonostante le tre spia comunque sta lottando molto bene, back suplex, mamma mia ragazzi, e ora Sean Finn vuole chiudere, forse il suo moonsault, no, Frank Elbow Smash, incredibile Sean Finn, e non ne basta uno d'altronde, moonsault, incredibile, e ce l'ha stavolta, un'altra volta, lo vuole demolire, forse sta sbagliando però, troppe manovre al paletto, ma la terza volta, la quarta, incredibile, un altro moonsault, stavolta Leonard l'ha capito, d'altronde non è uno stupido questo Leonard, è molto molto intelligente, eh sì, è riuscito, attenzione qui, Leonard, ma fili, belli tu belli, attenzione, e poi attenzione, leg drop, no, un colpo diretto con gli stivali rossi da parte di Sean Finn che annuisce, dice sì, io posso, voi no, io posso, io sono il vero volto della WWF, lo sono, lo sarò, lo sono stato, lo sono e per sempre lo sarò. Che match, Sean Finn che qui perde troppo tempo a dire ai fan che lui è il migliore, infatti rush leg sweep, mamma mia ragazzi, questo Leonard cosa fa? Forse va a prendere un oggetto contundente. Va a prendere un oggetto! Oh mio Dio! Prende la sedia d'acciaio! Momento decisivo! L'ha preso! Ma non sanguina! Cioè questo Sean Finn non sanguina mai! Però attenzione qui! Frank Fararma! Attenzione che c'è la sedia là, Se fossi in fili la prenderei! Perché Leonard lo vedo privo di difese quando viene colpito da un'arma. Braccio di sopra, attenzione! Ancora! Colpo diretto, qua è veramente finita. E poi super kick! Tutti a casa! Se qui sbaglia Sean Finn, attenzione Leonard! Se lo carica Gut Buster! Mamma mia, e forse è tutto pronto per la spear. Eh sì, ennesima spear, niente da fare Finn stavolta! Molto molto bravo! Match lunghissimo, mamma mia, il match della serata questo, chi l'avrebbe mai detto? Qui Fili crolla fuori dal ring, la sedia però è dentro al ring, l'hanno lasciata dentro. Però attenzione che fuori è vero che ci sono le protezioni, però di certo i lottatori si fanno più male fuori che dentro. Back suplex fuori dal ring! E qui l'arbitro sta contando, Se qui, oh mio Dio, attenzione! Neckbreaker!
allora Leonard rientra sul ring. Phillip qua è stato devastato. A 7 riesce però a rientrare nel ring. Sei qui! Qui Phillip è stato molto bravo, Phillip. Cioè, vedi qua sbaglia clamorosa, attenzione che la sede è lì, la sede è lì, attacco troppo però. Guarda le Sean Phillip, ancora Sean Phillip. Attenzione qui, cosa fa? Cosa fa? Suplex, suplex da parte di Leonard. Sulla sedia, sulla sedia, è finita. Mamma mia. E poi running low drop kick, incredibile. And the taunting continues. Quindi qua niente da fare, attenzione. Ancora Leonard. Leonard qui back suplex. Grande manovra. Oh, there it is! Attenzione qui, è Geomatic! Da parte di Leonard! Incredibile, incredibile! Però non riesce a chiudere Leonard. Deve rientrare il suo super kick e subito dopo la spear. Deve riuscirci. Cardbuster invece, Cardbuster! Incredibile, incredibile. Tappaletto, tappaletto Leonard. Tappaletto Leonard. Momento decisivo. Leonard, attenzione. Un ragarrano da tappaletto. Se ne Sean Phillip qua rialza Leonard. E poi lo prende, body slam, body slam. Poi va fuori dal ring. Se braccio teso qui di Leonard. Grande occasione di Leonard qui. Deve chiudere il match. Spero. Incredibile, incredibile. Deve chiuderlo. E stavolta potrebbe essere la spear decisiva. Stavolta la spear potrebbe essere decisiva. Incredibile. KO, KO tecnico. Che match. 15 minuti di match fantastico. Leonard batte Sean Phillip. Questa potrebbe essere la fine da parte del Sexy Boy. Ma che vittoria di Leonard! È lui ora il vero volto della federazione. E ora passiamo al match tra Triple H e Boy Orton, Last Man Standing, per il ruolo di General Manager della Star Blue. Ma prima il promo di The Bash 2018.